Come dicevamo nel primo episodio, più di ogni altra rivoluzione della storia, quella digitale ha portato a cambiamenti concreti in un intervallo di tempo davvero breve, 30 anni. In questi decenni, il web e le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere ed è un cambiamento progressivo che sotto certi versi è possibile orientare, ma che non possiamo più arrestare. Visto che fare previsioni è una tendenza naturale degli esseri umani, in questo episodio facciamo un salto nel futuro per vedere parte di quello che ci aspetta. Analizziamo adesso insieme alcuni trend attuali che guidano l'evoluzione del digital marketing verso nuove frontiere. Ultimamente si è parlato tanto, più del solito, di realtà virtuale, perché Mark Zuckerberg ha dato al mondo il benvenuto nel metaverse, una realtà parallela virtuale composta di codici e interazioni digitali. Un universo di cui non solo Facebook è protagonista, ma tutte le grandi tech company del pianeta. Social media, applicazioni, motori di ricerca non sarebbero più semplicemente piattaforme su cui trascorriamo parte del nostro tempo, ma porte di accesso a un set di esperienze virtuali che arricchiscono la nostra realtà di nuovi significati. Viviamo già in un mondo in cui reale e virtuale giocano a passarsi la palla. L'imperativo comune è uno: fornire esperienze più emozionali, interattive e accessibili, grazie alle applicazioni di realtà virtuale, che cambiano il modo con cui le persone interagiscono tra loro e vivono i rapporti coi brand. Grazie a un visore VR, qualche anno fa, per esempio, Samsung e la NASA hanno regalato ad alcuni utenti l'esperienza di una passeggiata sulla Luna. E si stima che entro il 2022 il 70% delle aziende su scala internazionale sperimenterà l'uso della realtà virtuale. Ma la realtà si amplifica non solo grazie a questi strumenti, perché viene anche aumentata. Pensiamo ai filtri di Instagram, che fanno ormai parte del nostro modo social di comunicare. Le applicazioni sono tantissime, app che permettono di testare un prodotto di beauty vedendone l'effetto sul proprio volto o che ci mostrano in anteprima come starebbe un divano nel contesto del nostro salotto. Nel nostro presente, un nuovo fattore è entrato potentemente a cambiare le cose: il voice. Alexa, Siri, Google sono ormai parte di un'esperienza quotidiana in cui la voce e il dialogo con i dispositivi di intelligenza artificiale ci intrattengono con notizie, brani musicali o semplificano le nostre azioni di ogni giorno. Pensate che nel 2020 sono stati venduti nel mondo 147 milioni di smart speaker. Parlare con questi strumenti sta dando vita a una vera e propria nuova idea di SEO. Invece di cercare scrivendo, cerchiamo parlando. E il voice ordering, cioè la possibilità di fare acquisti attraverso le ricerche vocali, è considerato da molti il futuro dell'e-commerce. A proposito di acquisti digitali, arriva invece dalla Cina un trend che si chiama social commerce. Come dice la parola stessa, è la fusione di due dimensioni, i social network e l'e-commerce. E in Oriente ha già raggiunto un valore di mercato di 351 miliardi di dollari nel 2021. Le piattaforme di social commerce funzionano come dei luoghi in cui si condividono le caratteristiche dei prodotti che vengono commentati in diretta da utenti e influencer. Ci si scambiano informazioni tecniche e opinioni personali sull'utilizzo. E il tutto avviene in un ambiente in cui l'esperienza è all'insegna della condivisione e dell'interazione. È come se gli utenti si trovassero in un negozio a scegliere cosa comprare in compagnia di una vera e propria community di amici. Queste sono solo tre delle evoluzioni che ci aspettano, quindi benvenuti nel futuro.